Benvenuto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Mondadori che si intitola Federico II, la guerra, le città e l'impero di Paolo Grillo, che abbiamo il grande piacere e onore di avere nostro ospite, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo Federico II. Quindi a te, Paolo. Grazie Maurizio, intanto grazie per l'ospitalità come al solito a te e a tutta Italia Medievale, sono sempre felicissimo di essere qui con voi. Allora, questo libro, Federico II, biografie di Federico II ce ne sono già tante, dai classicissimi come quella di Katorowicz che sta per compiere 100 anni, ma è ancora un bellissimo libro, a più recenti di ogni dimensione, che vanno dalle 1200 pagine alle 100-150. La mia non è esattamente una biografia, nel senso che non prende in considerazione l'intera vita di Federico, ma soltanto gli ultimi 15 anni. È una scelta, perché? Facendo così si perdono alcuni degli aspetti forse più affascinanti della parabola di questo imperatore. Ricordiamo Federico II visse tra la fine del XII secolo e la metà del XIII, morì nel dicembre del 1250 e ebbe la caratteristica di essere contemporaneamente imperatore del Sacro Romano Impero e quindi re di Germania e re d'Italia. Il Regno d'Italia era la parte centro-settentrionale della penisola, e per eredità materna re di Sicilia. Quindi dominava uno spazio amplissimo che andava dal Baltico al Mediterraneo, alla Sicilia, e fu per questo il grande protagonista della vita politica europea nella prima metà del 200. Saltare i primi anni, il primo ventennio sostanzialmente, del regno di Federico vuol dire appunto rinunciare ad alcuni degli aspetti più noti della vicenda di Federico. Pensiamo alla grande opera di legislatore con le Assise di Capua del 1231 che ristrutturano tutto il governo del regno di Sicilia. Pensiamo alla fondazione dell'Università di Napoli, che è uno dei suoi lasciti più duraturi, dato che l'università è ancora lì e porta la sua celebrazione, il suo nome, l'Università Federico II. Pensiamo forse all'episodio più noto della vita di Federico, cioè la crociata, con la quale Federico, approfittando di una situazione diplomaticamente favorevole, riuscì a farsi cedere dal sultano d'Egitto Gerusalemme senza dover combattere per 10 anni e quindi recuperando, almeno momentaneamente, la città santa al resto della cristianità. Episodi appunto importanti, ma proprio per questo già notissimi, studiatissimi, che hanno grande spazio sia nelle biografie, nelle grandi biografie di Federico, sia in saggi specifici. Penso che proprio qui sugli schermi di Italia Medievale sia stato presentato il libro di Fulvio delle Donne, proprio su Federico e la crociata, molto bello. Invece, quasi nessuno studia gli ultimi 15 anni di vita di Federico. Questi dal 1236 al 1250 sono una sorta di periodo così da nascondere un po' sotto il tappeto. Perché? Perché non sono gli anni più fulgidi della vita di Federico. Si aprono in realtà in maniera splendida con la grande vittoria che ottiene contro le forze di Milano e dei comuni lombardi, i suoi rivali a Porta Nuova, ma poi sono anni in cui Federico è costretto a combattere, non riesce a ottenere una vittoria decisiva contro i comuni ribelli ed è costretto a impantanarsi, diremmo noi, in una lunghissima guerra di logoramento
con i comuni dell'Italia centro-settentrionale in un clima che diventa sempre più plumbeo, e poi ne riparleremo rapidamente. Questo periodo quindi sta un po', siccome è un periodo anche in cui Federico conosce pesanti sconfitte, è sempre stato un po' trascurato dai suoi biografi, che ovviamente tendono a concentrarsi sugli splendori dell'imperatore. Ma se noi non studiamo il periodo, non lo analizziamo, perdiamo una parte importante della vita di Federico. Ma non è soltanto una parte importante della vita di Federico, è una parte importante della storia italiana. Se quello che succede in questi 15 anni, sia nel nord, nel centro-nord, sia nel sud, avrà delle conseguenze drammaticissime su tutto il resto della storia italiana, dei decenni e forse addirittura dei secoli a venire. Per esempio, esiste un'immagine di Federico come uomo di pace legato proprio all'evento della crociata che Federico risolse senza combattere. È una forzatura. Su Federico esiste un'enorme mitologia che pone allo studioso, a me come agli altri colleghi che se ne occupano, un grosso problema, cioè bisogna in qualche misura affrontare e destrutturare un'enorme sovrastruttura ideologica che ha fatto di Federico un eroe senza macchia e senza peccato, no? Caricandolo di significati che non aveva la sua figura. Federico è stato un grande personaggio nel bene e nel male della prima metà del 200, ma si tende a valutarlo in maniera assolutamente anacronistica, un principe illuminista, come se fosse l'altro Federico II, quello di Prussia, laddove Federico II era un principe profondamente radicato nelle idee, per esempio, teologiche e medievali, riteneva di essere un principe voluto da Dio con una missione divina da compiere sulla terra, senza la mediazione della Chiesa, di qui a farne un principe laico, come fanno molti, porre. Federico, appunto, pacifista, che ha preso Gerusalemme senza combattere, ma Federico era andato là per combattere. Poi si è trovato in una situazione diplomaticamente favorevole, siccome era una persona molto intelligente, è riuscito a sfruttarla. Ma Federico passò quasi tutto il resto della sua vita a combattere, fu uno dei pochi episodi in cui non combatté Federico. Federico anticlericale, ma Federico in realtà cercò sempre l'accordo con la Chiesa, almeno a parole. Poi sia lui che i papi con cui si trovò a dialogare e più spesso a scontrarsi erano dei personaggi, diciamo, dalla personalità molto forte, e non si riuscì mai a trovare un'intesa, un equilibrio fra le due forze. E poi non stiamo a pensare a tutti gli aspetti, addirittura sovraumani, no? Per cui Enrico sarebbe stato un illuminato, un portatore di sapere arcani, Castel del Monte, la sua famosa residenza di caccia, perché era uomo che amava i piaceri della vita, Federico. Sarebbe stato una sorta di monolite mistico o addirittura una stazione per contattare gli alieni. Insomma, qui ci allontaniamo davvero dall'ambito della storia. Quindi, la prima un po' urgenza che mi sono posto era quella appunto di cercare di vedere per quanto possibile l'uomo Federico sotto il mito Federico. E per questo ho cercato di usare prevalentemente le fonti a lui contemporanee. Cosa ne pensavano gli uomini dell'epoca, come lo descrivevano nelle cronache, negli annali, qualche volta nelle poesie. Ma soprattutto, cosa diceva lui stesso, o meglio, come parlava lui stesso attraverso la sua cancelleria. Di Federico II ci sono arrivate migliaia di lettere, dirette, anche
ai grandi della terra, diretta ai suoi funzionari, qualche volta diretta ai suoi nemici, diretta ai suoi alleati, nelle quali Federico espone la sua versione di quello che sta succedendo e la sua versione di se stesso. Bisogna, ovviamente, non sono un diario, non sono lettere personali, bisogna riuscire a penetrare una trama retorica molto fitta, fra l'altro lui aveva dei cancellieri molto bravi, il famoso Pier della Vigna, ricordato anche da Dante, veramente dei maestri nell'uso del latino, quindi non bisogna prenderle ingenuamente, ma se si riesce a decrittare tutto questo sovrastrato retorico, si riesce in molti punti a percepire proprio la voce dell'imperatore. Questa è stata un'esperienza anche per me molto interessante. Quindi, di cosa parla il libro? Parla essenzialmente, di qui il sottotitolo, La guerra, le città e l'impero, della lunghissima guerra che Federico II ha combattuto contro le città del centro-nord che lui intendeva sottomettere e che non intendevano invece obbedire all'imperatore, capeggiate da Milano, che si, come dire, si basavano su un quadrilatero Milano, Genova, Brescia, Piacenza, le quattro città indomabili che condussero la lotta contro l'imperatore, una lotta che prosegue praticamente ininterrottamente dal 1236 al 1250. Ed è una lotta che incrudelisce progressivamente. Nei primi momenti sembra essere uno scontro relativamente breve per la supremazia, e poi diventa un'interminabile sequenza di piccoli combattimenti, di scontri di confine, di assedi, assedi che spesso non portano a niente, in cui i due contendenti, sia le città che fanno capo a Milano, sia l'imperatore e i suoi alleati, logorano le loro forze progressivamente. In realtà, appunto, in questo è peraltro estremamente vivace, estremamente mosso. Io ho cercato di rendere questa guerra, come dire, impresa diretta, quindi un racconto degli avvenimenti, in maniera da seguire anche questa linea del fronte che si sposta di qua e di là per l'Italia. Spero che il libro sia anche una maniera così per percorrere un po' l'Italia del 200, dalle lotte più dure che si combattono fra Lombardia, Emilia e Veneto, alle trattative che si articolano attorno a Roma e nell'Italia centrale, ai riposi che l'imperatore si concede fra Puglia e Basilicata, qualche volta in Campania. Si susseguono una serie di appunto scontri, tentativi di trattative, colpi di mano, tradimenti che non erano stati fino ad oggi ricostruiti nella loro interezza. Magari ci si fermava su uno, due, tre episodi, quella vittoria o quella sconfitta, ma senza, io credo, riuscire ad avere proprio la percezione complessiva di questo lunghissimo conflitto. Devo anche dirvi una notazione personale, questo libro che era in nuce da anni, la redazione materiale, dopo aver raccolto il materiale, letto, eccetera, eccetera, purtroppo è coincisa con la guerra in Ucraina, la guerra che stiamo vedendo a allarmante distanza dai nostri confini, e quindi probabilmente un po' ne ha risentito il libro di questa stupidità
queste guerre che rischiano di trascinarsi indifferentemente alla sofferenza delle popolazioni. Perché uno dei nodi è proprio questo: questa è una guerra che rovina i contendenti, li rovina economicamente, in particolare il Sud. Il Sud risente tantissimo di questa guerra perché Federico, per combattere nel nord, quindi lontano dalle sue basi operative, lontano dai suoi centri di rifornimento, ha bisogno che il Sud gli garantisca un continuo afflusso di ricchezze. E quindi spreme letteralmente le popolazioni meridionali, svaluta la moneta, aumenta le tasse. Sfrutta i monopoli che ha sull'esportazione di grano e di altri generi di prima necessità proprio per rastrellare queste ricchezze che poi vengono investite in guerra. E poi politicamente, perché questa è l'epoca in cui nascono, per usare un termine noto, i Guelfi e i Ghibellini. Nel centro-nord l'esasperazione del conflitto tra i comuni ribelli affiancati dalla Chiesa e i comuni fedeli all'imperatore diventa anche una spaccatura all'interno delle città, in cui l'impero appoggia i suoi sostenitori e la Chiesa appoggia i suoi sostenitori, col risultato di un'esasperazione dei conflitti interni. Per cui poi non basterà la morte di Federico e, diciamo, la fine momentanea del grande confronto tra papato e impero per risolvere queste divisioni che poi, lo sapete benissimo, l'Italia comunale si porterà dietro fino per un secolo. Queste divisioni influenzeranno la vita di Dante Alighieri e un po' tutta l'esistenza d'Italia comunale, causando gravissimi squilibri anche interni. Quindi un quindicennio di lotte, di guerre, di cui ho cercato di dare anche, come dire, l'espressione più avventurosa, se vogliamo, ma anche quella più drammatica, perché la guerra sicuramente è un dramma. E un quindicennio che assorbì completamente l'attenzione sia di Federico sia del Papa. Una cosa che fa impressione a inserire questa guerra, questa lotta, in un quadro più ampio, è come nel frattempo nel mondo succedono delle catastrofi e tutto questo lasci completamente indifferente sia Federico sia i diversi pontefici, tutti assorbiti dalla loro guerra, no? A un certo punto, per esempio, nel 1241 arrivano i mongoli, degli eredi di Gengis Khan, irrompono in Polonia, conquistano l'Ungheria, si spingono ai confini dell'impero. Gli ambasciatori del re d'Ungheria vanno disperati a chiedere aiuto e non lo trovano, perché il Papa dice: sì, potrei fare una crociata contro i mongoli, ma se mi distraggo Federico mi salta addosso. E il Papa e Federico dice: certo, io potrei mobilitare le forze dell'impero contro i mongoli, ma se le mobilito contro i mongoli, il Papa mi salta addosso. Nessuno dei due fa il minimo gesto di riconciliazione, e alla fine i mongoli, per fortuna, se ne vanno da soli. Ma a chi deve guardare la cristianità terrorizzata dei mongoli? A Luigi IX, il re di Francia, che invece si prende queste responsabilità che spetterebbero all'imperatore. Quindi, in qualche misura, questo conflitto depotenzia anche l'impero. L'imperatore non si prende più le sue responsabilità, e il Papa, nessuno dei due si prende più le sue responsabilità che rivendica di potere universale, di potere su tutta la cristianità, perché sono completamente assorbiti da questo conflitto e lasciano lo spazio appunto a un Luigi IX di Francia e agli altri sovrani europei che dovranno in qualche misura chiudere il buco lasciato. Io direi che il grande panorama del libro è questo qui, insomma, e potrei anche terminare. Sì,
molto sintetizzato, ma è un periodo incredibile, no? Se uno lo analizza da questo punto di vista. Sì, questo sicuramente, nel senso, poi è un periodo di grandi novità, no? Per cui io spero che avventurarsi, ecco, sul campo di battaglia, avventurarsi un po' sulle tracce di Federico, sia anche una maniera per scoprire un medioevo un po' diverso. Ecco, un medioevo, per esempio, molto più tecnologico di quello che ci immaginiamo, no? In cui, sì, certo, si combatte con le lance, con le spade e con le balestre, no? Ma si combatte anche con le bombe incendiarie, per esempio, si combatte con delle specie di carri armati, non motorizzati, ma insomma dei mezzi di trasporto truppe ruotati con i quali si va all'assalto delle mura, con macchine dotate di scavatrici per scalzare le mura degli avversari. Un medioevo in cui alcuni aspetti, diciamo, della guerra sono estremamente moderni. Federico ha un servizio di spionaggio e di intelligence, per esempio, nelle città del nord, che gli serve per capire cosa deve fare, per scoprire come muoversi. Un conflitto che si combatte in tutte le dimensioni, per cui ci sono le grandi battaglie campali. C'è Cortenuova, la grande vittoria di Federico contro i milanesi, c'è la Cortenuova, diciamo, della realtà e c'è la Cortenuova della propaganda. Federico è un sovrano molto moderno, per esempio, nell'investimento che fa sulla, chiamiamolo così, opinione pubblica. Tutto quello che fa, come vi dicevo all'inizio, viene raccontato ai fedeli, ai suoi alleati, agli altri principi europei. In queste lettere, e ogni tanto si vede come queste lettere cambino progressivamente. Quindi lui vince a Cortenuova, le prime lettere raccontano la battaglia, poi si arricchiscono sempre di più e fanno diventare Cortenuova una sorta di duello mistico, no? In cui gli angeli affiancano Federico nell'assalto contro i milanesi, che invece sono dei diavoli. Poi appunto ci sono gli assedi sono tantissimi perché a un certo punto dopo Cortenuova i comuni capiscono che affrontare il poderoso esercito di Federico ha un esercito fortissimo perché è molto bravo a sfruttare tutte le capacità delle parti dell'impero. Per cui ha ruolo in Germania i cavalieri pesanti, perché questi cavalieri teutonici sono molto esperti, molto ben equipaggiati, molto combattivi. Ha ruolo nelle città la fanteria, non soltanto la fanteria che agisce in massa con le lance, ma reparti speciali, per esempio assaltatori con le asce, tiratori, costruttori di macchine. La tecnologia, come vi dicevo, ha una grande importanza. E poi nel sud gli arcieri, che sono i saraceni di Sicilia che Federico ha deportato in Puglia, dandogli una scelta: morire o combattere per lui. E con, ovviamente, il risultato: combattono per lui in cambio della costruzione attorno a Lucera di un'isola religiosa, una piccola colonia musulmana nel cuore del regno di Sicilia. Ma poi ci sono altre cose, per esempio ci sono le battaglie navali, il mare ha un'importanza fondamentale, per cui gli scontri con Genova soprattutto, che è tenacemente antiimperiale, le grandi battaglie navali, gli sbarchi, anche le azioni di pirateria, con cui per esempio nel 1241 la flotta di Federico II riesce a intercettare quella genovese che portava un gruppo di cardinali in udienza dal Papa e così mette le mani su metà della Chiesa occidentale, Federico, peraltro suscitando le ire ovviamente dei principi occidentali, che sono i loro collaboratori ecclesiastici incarcerati nel meridione dove rimarranno per anni. Ma è una guerra culturale anche, no? Per cui si combatte non soltanto per impadronirsi del terreno o delle risorse, ma anche per impadronirsi appunto delle coscienze.
delle persone. E quindi Federico mette in campo la sua cancelleria con tutto il suo potere di fuoco, con la grandissima abilità di Pierre della Vigna. Il Papa risponde con la sua di cancelleria, che è altrettanto ben organizzata e produce una mole altrettanto imponente di lettere, se parlando appunto di migliaia di testi che le due parti si scambiano, ma poi le città mettono in campo invece le loro lettere. Ma per esempio i loro cronisti, per cui noi abbiamo questa storia raccontata nelle città dai cronisti ghibellini in una maniera, dai cronisti guelfi in un'altra, e servivano a rafforzare la narrazione delle proprie ragioni, ragioni che avevano tutte le parti, semplicemente partivano da presupposti diversi su cosa dovesse essere il potere nel Medioevo. Le città venivano da ormai 150 anni di autonomia. Da più di mezzo secolo questa autonomia gli era stata riconosciuta dall'impero con la pace di Costanza, e quindi le città erano abituate a un'idea in cui si governa, ci si autogoverna, la popolazione elegge i governanti. Quindi ormai nel 200 la popolazione elegge un consiglio comunale, il quale poi designa i governanti, i podestà. Federico II ha tutta un'altra idea. Federico II inizia le sue costituzioni per il regno di Sicilia dicendo che la libertà dei popoli è un frutto del peccato originale. Se li si lascia autogovernarsi, questi litigano fra loro, confliggono e finiscono col suicidarsi, insomma, non suicidarsi individualmente, no, ma col far collassare la società. Per cui è dovere dei governanti che sono mai stati messi lì da Dio, temperare, sorvegliare gli eccessi del popolo. E c'è una bellissima lettera in cui dopo Cortenuova scrive al re di Ungheria per avere degli aiuti militari contro Milano, in cui Federico dice: "Guarda che questa qui è un'epidemia, è contagiosa. Ha preso le città italiane, questa cosa che siano i cittadini, siano anche il popolo possa dire la sua su come ci si governa, ha preso le città italiane, sta filtrando in Francia e in Germania, e se non li fermiamo rischiamo che in tutta l'Europa al posto dei re ci siano le città". Quindi un conflitto non banale, ecco, un conflitto in cui c'era in gioco tanto. E che appunto, secondo me, bisogna riuscire a ricostruire e a comprendere, perché senza non si comprende né la storia del Regno di Sicilia né la storia del Regno d'Italia. Si potrebbe stare ore a parlarne perché. Sì, sicuramente adesso è Però fatto, diciamo, degli spettatori, ma ovviamente. Appunto, ma dico. leggete il libro e nel libro troverete, insomma, un sacco di episodi, aneddoti, personaggi. Pensate, era Pier della Vigna, ma Pier della Vigna fa una fine bruttissima, come ci ricorda Dante, perché a un certo punto Federico, una sconfitta via l'altra, non si fida più di nessuno, i suoi nobili gli si sono ribellati, quindi alla fine fa il vuoto attorno a sé. È un po' proprio una tragedia, ecco, sicuramente. E poi anche i contropersonaggi, perché anche le città esprimono i loro piccoli eroi, i loro piccoli protagonisti travolti dalla guerra. Insomma, diciamo che ho cercato di metterci molta carne, molto sangue, nel senso di vita, ecco, di vita vissuta in questo libro, non soltanto i grandi sovrani, e anche il tentativo nel parlare della guerra e delle battaglie, come forse avrete capito, è quello di raccontarle dal basso, di raccontarle, cercare di capire anche cosa voleva dire avere un elmetto calato sugli occhi e un'armatura addosso e avanzare nel fango, non soltanto appunto così le frecce e le cartine che gli storici militari più amano.
Bene, io allora invito ovviamente tutti quanti ad andare ad acquistare questo libro perché sarà una vera scoperta, quindi devo ricordarne il titolo che è Federico II, La guerra, le città e l'impero, appena pubblicato da Mondadori, scritto da Paolo Grillo, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Grazie Paolo, grazie. Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutti.